Personalmente ho avuto sempre una grande curiosità verso innumerevoli campi del sapere, diciamo. Infatti io ho una storia classica, io ho studiato in un liceo classico dove però ho incontrato una professoressa di scienze che si chiamava Clotilde Montagna, che era il classico esempio di vecchia signora col cappellino con la veletta, che era una chimica, che però aveva un'ampia conoscenza in tutti i campi, in particolare nell'astronomia, e da lì nacque l'idea di studiare astronomia, tra le tante materie scientifiche che comunque mi interessavano. L'ostacolo principale che vedo alla partecipazione delle donne, nelle carriere, nelle professioni di tipo scientifico e tecnologico nasce ancora da un certo retaggio di autoesclusione, per cui spesso le donne stesse pensano di non essere adatte a questo tipo di professione più scientifico e più tecnologico, che è un qualcosa che si portano dietro da una mentalità che purtroppo è ancora diffusa. Nonostante rispetto agli anni in cui ero studentessa io, le cose per molti versi siano migliorate perché comunque c'è una maggiore attenzione a questi aspetti. Un possibile modo per rimuovere questo tipo di ostacoli è provare sul campo, che non è poi così difficile occuparsi di argomenti scientifici e tecnologici, né per le donne né per gli uomini, perché un pochino di prevenzione nei confronti delle materie scientifiche e tecniche è diffusa un po' a tutti i livelli, e il modo è proprio quello di provare, di sperimentare, e di questo già a tutti i livelli, di vedere che è divertente occuparsi di scienze e di materie tecnologiche. Non è solo fare un difficile compito di matematica, ma è anche qualcosa di estremamente divertente. Penso che la scuola in Italia abbia molti pregi e molti aspetti positivi, ma soffra di un eccessivo legame con quelli che sono i programmi insegnati come dalla cattedra ancora, con relativamente poca manualità nel senso di sperimentare. Prima di capire dalla teoria su un libro. Questo aspetto di sperimentazione, soprattutto con i bambini e le bambine più piccoli, ha il vantaggio di incuriosirli nei confronti del fenomeno fisico e quindi poi di potersi interessare alla teoria che ci sta dietro. Sicuramente è un limite legato anche alle difficoltà che ci si trova spesso ad affrontare in classi in cui ci sono aspetti molto complessi da prendere in considerazione, tipo il numero di alunni, il numero di insegnanti. Quindi ritengo che sia estremamente importante che i ricercatori e le ricercatrici vadano nelle scuole a mostrare alcuni aspetti propri dei lavori di ricerca, proprio per incuriosire i bambini e le bambine, ma anche aiutare gli insegnanti ad agganciarsi ad aspetti che possano portare ad amare le materie scientifiche e tecnologiche. Se penso ai risultati scientifici che ci aspettano, mi aspettano nei prossimi anni, credo che di non sapere che cosa realmente mi aspetta. Penso che questo sia l'aspetto più interessante. Infatti ci aspettiamo di avere milioni di nuove galassie da studiare da tutte queste survey che stiamo conducendo, ma la cosa sicuramente più affascinante è il pensiero che in mezzo a quei milioni di galassie ne salti fuori qualcuna che ha delle caratteristiche che non avevamo mai visto prima, che sono proprio queste scoperte inattese che rappresentano forse la cosa che più ci affascina in questo senso.